Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati, e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Questa domenica dell'ascensione del Signore è quasi la chiusura definitiva del tempo di Pasqua, che si chiuderà domenica prossima con la Pentecoste. È una festa che noi poco valutiamo come importante, invece molto molto importante. Qual è il significato essenziale di questo giorno? Che Gesù ritorna al Padre, ritorna nella Trinità, e fra due domeniche ci fermeremo su questo mistero, ma non torna più come Gesù Dio come era al principio, no, ritorna col nostro corpo. Oggi è festa grande perché la corporalità, il nostro corpo, la nostra fisicità entra in Dio. Ecco perché è una festa importantissima, è anticipo del fatto che noi risorgeremo non solo come anima, come spirito, no, ma risorgeremo con tutto noi stessi, anche col nostro corpo, e vivremo in Dio per l'eternità alla fine dei tempi. Ebbene, oggi questo mistero ci fa guardare a Maria in maniera speciale. Lei già vive così, infatti su di lei il Signore ha voluto che fosse già anticipato il nostro destino finale, no? Quando festeggiamo l'assunzione di Maria, festeggiamo proprio questo. E allora, in questa domenica, praticamente a metà del mese di maggio, vogliamo guardare a Maria come colei che davvero ha vissuto ciò che Gesù ha consegnato agli apostoli prima di salire al cielo. Abbiamo sentito nel Vangelo, no? Gesù li manda ad annunciare, ma soprattutto li manda ad annunciare più che con le parole, attraverso dei segni. Questi saranno i segni che accompagneranno gli annunciatori, no? Addirittura Gesù arriva a dire che se verranno veleni, ecco, questi non faranno alcun male a loro. Allora, noi che siamo così avvelenati tante volte, siamo così presi da tante preoccupazioni, da tante anche tragedie che ci feriscono il cuore, ecco, chiediamo a Dio di essere un segno che non si lascia turbare. Questo è il grande senso dell'assunzione di Gesù al cielo, dell'ascensione di Gesù al cielo. Lui va per rimanere con noi, per essere quella forza che non ci fa turbare qualunque cosa ci accada attorno. La gioia della risurrezione non va via con Gesù che torna al cielo, no, ma rimane con noi e ci dà forza qualunque cosa ci accada. Perché Maria è la sorgente, la causa della nostra gioia, diciamo nelle litanie? Proprio perché non si è lasciata assolutamente turbare da qualunque situazione che nella sua vita poteva, sia nella vita vicino a Gesù ma anche dopo, toglierle quella gioia. Ecco, allora diventiamo anche noi sorgente di questa gioia. E prima di chiudere questa nostra riflessione domenicale, vogliamo ricordarci che oggi è la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, e il Papa ci fa riflettere su come questi mezzi di comunicazione devono essere un aiuto, un ausilio, specie per la famiglia. Ecco allora che chiediamo al Signore in questa domenica che ci faccia essere strumenti, anche noi che usiamo queste comunicazioni, ogni domenica spezziamo la parola, ma in tante altre situazioni utilizziamo questi mezzi per annunciare il Vangelo. Chiediamo a Dio che ci faccia essere per le nostre famiglie strumento perché la comunicazione cresca e perché davvero ogni nucleo familiare sia sorgente di gioia vera, che non si lascia turbare dai problemi, ma con la gioia di Cristo sa risolvere ogni cosa. Buona domenica.